parliamo della settimana della protezione civile, la prima settimana che è stata organizzata in questo ambito per la prima volta. Questa è stata un'occasione per il Comune di Bianchi di partecipare attivamente e di rendersi conto quanto è importante questa iniziativa, il cui scopo è fondamentale per la cittadinanza, per la vita della collettività. E tutto questo si richiama al decreto legislativo del 2018 che ha imposto a tutti i comuni di predisporre il piano comunale di protezione civile. Ebbene, noi come amministrazione comunale abbiamo sentito questo dovere di parlare di protezione civile, anche perché gli eventi che si susseguono giornalmente, periodicamente, inducono a stare sempre in allerta. E allora l'occasione di questo evento è stato preso al volo e pertanto l'amministrazione comunale, la Giunta in primis, ha deciso di proporre degli incontri nel periodo che sono andati dal 13 al 19 di ottobre. Il primo incontro è stato rivolto ai ragazzi della scuola dell'obbligo, quindi dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Di comune accordo col dirigente scolastico, il dottore Francesco Talerico, molto sensibile alla tematica, a quanto si può tra scuola e enti collaborare, ha dato subito l'ok. E con i coordinatori delle varie classi è stato realizzato un incontro veramente interessante, perché i ragazzi hanno incontrato il gruppo, o meglio ancora l'associazione NERS di Decollatura, un nucleo di protezione civile volontario del Reventino del Savuto, che da anni è attivo sul nostro territorio. Ebbene, attraverso questi siamo riusciti a invogliare i ragazzi per circa 2 ore, a tenerli veramente interessati, attivi, dimostrando quanto è necessario fare e come comportarsi durante o in occasione di momenti di calamità naturale. I NERS hanno portato a loro con sé un grosso equipaggio, cioè dire tutti gli attrezzi che utilizzano in questi eventi, e l'hanno fatti vedere ai ragazzi, le hanno fatti toccare, quasi indossare e anche usare. E i ragazzi, molto contenti, si sono resi conto per un attimo di che cosa significa intervenire in momenti di particolare attenzione. E questo ha valso sì che la scuola si rendesse anche conto di quanto è importante prevenire ed educare alla prevenzione e nello stesso tempo a questa notizie che a volte sembrano essere non importanti, invece poi si rendono vitali. E quindi gli insegnanti della scuola erano presenti, era presente anche il maresciallo dei carabinieri della stazione di Bianchi, il maresciallo dell'Oglio, i docenti stessi, e sono intervenuti in questa manifestazione. Alla fine tutti felici, contenti di aver passato 2 ore con un interesse veramente che ha fatto qualcosa di utile. Dall'altro canto, oltre che la scuola, il comunente ha avuto l'idea di interessare la cittadinanza, proprio perché qualche anno fa è stato predisposto il piano comunale di protezione civile e a tutt'oggi nessuno ne era a conoscenza. Noi abbiamo deciso di portarlo fuori dal comune, quindi togliere la polvere e farlo visionare. Per questo ci siamo avvalsi della presenza dell'ingegnere Eugenio Rogano e dell'ingegnere Immacolata Fontana, che a loro volta hanno intrattenuto i numerosi presenti, i cittadini che erano interessati a capire cosa significava questo piano, e
non solo sapere come muoversi in momenti di calamità, ma principalmente qual è il paese e quindi il comune di Bianchi, qual è la prima, come dire, dove può verificarsi un problema. E abbiamo scoperto da questo piano che la parte principale che Bianchi può avere come falla è l'incendio, un'eventuale esondazione del fiume Corace e dopodiché arriva eventualmente il terremoto, che questa è un'azione, come diciamo, un'attività comune a tutti. Quindi abbiamo appreso che bisogna stare attenti ed essere celeri nell'intervenire in eventuali incendi e prevenirli con una politica stretta, a far sì che ciò non succeda, visto che la comunità, il comune di Bianchi, è ricco di vegetazione spontanea, di boschi, e quindi questo è diventato uno degli elementi principali. L'altro è il fiume, lo straripamento che può verificarsi in periodo invernale, nelle abbondanti piogge anche primaverili, e questo a noi sfuggiva perché il fiume pensavamo che fosse molto ma molto secondario o quasi non interessasse proprio, e invece abbiamo capito che è un pericolo e dobbiamo stare attenti nel andare, come dire, a controllarlo periodicamente affinché i tratti del letto del fiume, le sponde siano libere e non creano problemi. Quindi siamo arrivati a capire che la prevenzione è l'elemento fondamentale, è quello che può evitare di insorgere di fenomeni catastrofici, ma nello stesso tempo rispettare quindi l'ambiente e la politica che penso che il Comune possa attuare in pieno titolo. E un consiglio alla fine, dopo i numerosi interventi che si sono verificati nel dibattito, è prevalso, come dire, che la cittadinanza tutta si interessi, non vivi estraneamente la vita ambientale, la vita sociale, ma si renda partecipe a prevenire tutto ciò che domani potrebbe essere un danno per la comunità.